Tornando al deserto di Tantra, quali sono state le difficoltà di girare in Iran, se ci sono state? No, sì, abbiamo avuto difficoltà nel senso che a un certo momento ci venivano segnalate delle scusate, ma un po' nel dettaglio, insomma, non una visione troppo globale, ma poi nei dettagli siamo tutti i giorni. Stavamo nel deserto, la luce era implacabile e ci segnalavano da Roma, naturalmente allora arrivava sempre qualche giorno dopo il segnale del laboratorio se tutto andava bene o meno, delle piccole infiltrazioni di luce, no? E non si capiva, abbiamo guardato tutto, non si capiva da cosa venissero. A un certo punto una mattina mi sono svegliato e ho visto uno dei miei assistenti con un pazzo, con un sacco nero in testa, cioè per caricare la pellicola nel deserto, in esterno, c'è una specie di sacco nero molto stretto in cui si mette dentro la pellicola nuova e il magazzino girato, si chiude tutto e l'assistente deve ricaricare, mettere da parte il girato preziosissimo e caricare il nuovo. Lui aveva tolto tutto, se l'aveva messo in testa e vagava con le braccia aperte così nel deserto, un'immagine veramente fenomenale. Io non c'ho la macchina fotografica, ma è impazzito questo mio assistente, si è messo talmente collerico, forse con lui, che adesso scappa nel deserto col sacco nero in testa, lo troviamo morto, no, è venuto, ho trovato, c'era un buchettino, una punta di spillo che tentava di sabotare Zeta. Io dico, bisogna ricordarti, dopo anni di preparazione, ecco, anche una cosa così stupida ti può mettere in crisi. Allora, questo certamente non è una difficoltà dal punto di vista, diciamo, della creazione delle immagini. Però questo per spiegarlo meglio, sì. Cioè, è chiaro che no, perché ci sono molti studenti che sono cresciuti nell'ora digitale, cioè vorrei spiegare che... È girato in pellicola, sì. No, che girato in pellicola è chiaro, ma che mandavate a Roma a svilupparlo. Certo, non potevamo svilupparlo siccome c'era una coproduzione dell'Istituto Luce di Cinecittà, veniva sviluppato negli Stati Uniti di Roma, come spesso succede quando si gira in esterno, cioè il francese in genere si manda, anche se c'è un laboratorio nel paese, a Teheran, probabilmente ci sarebbe, c'è senz'altro, ma si manda il materiale alla casa madre, insomma, dove c'è la sede della produzione anche, no? Ecco perché lo dovevamo sempre spedire. Certo, noi sapevamo, ma vedete, quell'epoca era l'epoca della fiducia negli altri. Lo facciamo adesso questo piccolo escurso rapidissimo. Cioè c'è stato il cinema della fiducia negli altri e poi c'è il cinema dei notai, che è il cinema di oggi. Cioè oggi siamo tutti notai davanti a un video e notiamo e prendiamo atto che la scena esiste perché la vediamo su un video immediatamente. Allora noi non vedevamo niente, cioè il regista dava totale fiducia, mi dava totale. Io davo totale fiducia all'operatore di macchina, l'operatore di macchina dava totale fiducia al suo assistente. Ognuno di noi poteva fare errori clamorosi che avevano messo, cioè, con conseguenze di tipo anche finanziario gravissime per la produzione e per il film. Eppure i film si sono fatti, questi capolavori sono stati fatti tutti così. Per cui vi invito un po' alla moderazione dei video. Oggi se non c'è il famoso video village, che avendo fatto qualche film a Hollywood diventa più che video city, perché sono 80 monitor, una tenda enorme con la farmacia, cioè c'è un villaggio proprio, no? Con il caffè e tutto. E poi c'è un passante, no? Che mi è successo, che noi siamo tutti lì a guardare, non notiamo una cosa fondamentale, e c'è un tipo che passa con la busta della spesa dietro e si ferma a guardare, ci guarda un po' strano e poi dice, beh, ma là che c'è quella cosa, non va mica bene, ci guardiamo tutti, cioè tutti gli hollywoodiani, decisi, noi guardiamo, chi è questo? No, io mi sono passato, ma quello non mi sembra giusto. Cioè voglio dire, fare tutti questi occhi a controllare perché non diamo più fiducia ai collaboratori con un tempo, è un fatto estremamente negativo dei nostri tempi, del cinema. Bene.